Buonasera, siamo sempre qui al ristorante Casalice e questa sera volevo ringraziarvi perché sono arrivato quasi a 10.000 follower e anche merito vostro e delle vostre condivisioni. E quindi ecco, oggi volevo farvi vedere un'altra ricetta. Vi ringrazio appunto per tutte le persone che condividono, perché sono arrivato ecco, a 10.000, siete tantissimi e sono molto felice di questa cosa. Questa sera vi farò vedere una ricetta molto gustosa. Quindi questo è un trancio di tonno rosso che io passerò al sesamo e poi lo andrò a finire appunto sulla griglia. Vai Ercole. Nel frattempo che Ercole appunto cuocerà il tonno, perché il tonno deve cuocere veramente 2-3 minuti perché deve rimanere abbastanza crudo dentro, io vi dirò come verrà appunto finito il piatto. Questa è una coulis di cipolla rossa e frutti di bosco. Per farla basterà semplicemente prendere dei frutti di bosco freschi, metterli dentro un padellino, circa 400 grammi. Mettete dentro 80 grammi di cipolla tagliata julienne e 150 grammi di zucchero. Accendete il tutto e lo fate cuocere. Lo fate cuocere a fiamma media fino a quando non vedete che diventerà abbastanza densa, quindi sarà un po' caramellata. A quel punto cosa farete? Frullerete tutto il composto e lo andrete a passare con un setaccio bello fino, così tutti i semi e tutti i pezzi più grossolani rimarranno dentro al setaccio e a voi vi rimarrà appunto questa crema fluida. Dopodiché questa servirà per chiudere il piatto, è una mousse al basilico. Per la mousse al basilico dovete semplicemente prendere un po' di Philadelphia, un albume dell'uovo, quindi 250 grammi, vi dico come l'ho fatta io, 250 grammi di Philadelphia, un albume d'uovo e mettete una 15-20 foglie di basilico grandi, un pizzico di sale, un po' di pepe e frullate tutto fino a quando diventerà un bel composto omogeneo. Quindi il tonno diciamo che è quasi pronto. Io, mentre il tonno finisce la cottura, comincerò appunto a guarnire il piatto. Il tonno, come dicevo, non ha bisogno di molta cottura. Nel frattempo che il tonno è pronto, vi dico che questa settimana lancerò un sondaggio fino a domenica. Non vi dirò di che sondaggio si tratta, però appunto avete tempo fino a domenica per votare questo sondaggio. Vieni Ercole. Appunto, come vi dicevo, il tonno non deve essere troppo cotto. Quindi a questo punto andrete a mettere il tonno al centro del piatto e andrete appunto senza salarlo. Andate a mettere la mousse al basilico, proprio così, e come al solito un po' di guarnizione. Semplice, veloce e gustoso. Quindi, tonno rosso in crosta di sesamo, succulì di cipolla rossa e frutti di bosco e mousse al basilico. Spero che questo piatto vi sia piaciuto. Un bacione, alla prossima!